Sai, a proposito di questo, mi colpisce un'altra cosa in Italia soprattutto, è il fatto che le persone che si indignano, le persone che effettivamente decidono di partecipare, fare qualcosa, propongono qualche iniziativa, firmano, sono generalmente le più informate. E quelle meno informate, che scelgono invece di avere altre opinioni, nel momento in cui veramente scoprono, ma anche loro stesse, senza che nessuno glielo debba andare a dire, scoprono effettivamente, si informano, allora cambiano molto prospettiva. Secondo te questa specie di disinformazione è voluta? Ma io questo, parliamo del caso del momento di questo Spider Truman che, non, che dice cose che cioè, io la contesto totalmente, quella macchina, quell'operazione. Però questo, che cosa si evince però da questa cosa? Che questa persona, che secondo me non è da sola, sta dando delle non notizie. Sostanzialmente è già stato detto tutto, si dice tutto continuamente, l'Espresso pubblica le inchieste, Stella e Rizzo hanno fatto un libro che ha venduto milioni di copie, eccetera. Eppure la gente è come se non le sapesse queste cose e chiede al vendicatore mascherato di smascherare la casta e i segreti della casta. Allora qui abbiamo un problema e il problema è la nostra responsabilità. Noi siamo responsabili della nostra disinformazione in questo caso, perché le inchieste ci sono state scritte, l'Espresso le scrive tutte le settimane, dà un contributo su questa tematica. Se tu non le conosci, la responsabilità è tua. Non mi venite a dire che però l'Espresso costa così, perché poi dopo questi articoli li trovi online dappertutto, l'Espresso li mette online gratuitamente, quindi fino a un certo punto possiamo dire colpa dell'informazione. Da un certo momento in poi la responsabilità è nostra. Sai, un'altra cosa che ho visto, tra l'altro, siccome ho seguito anch'io un po' questa vicenda in questi giorni, un'opinione abbastanza diffusa sulla motivazione per cui questo personaggio ha avuto così tanto successo è stata che racconta le cose in una lingua molto semplice, su canali che sono molto partecipati, e in un modo terra-terra, diciamo, le racconta in maniera molto semplice. La cosa un po' spiazzante in tutto questo è che non racconta niente, non c'è neanche interazione con i fan, diciamo, tra virgolette, con le persone che Esattamente. si sono iscritte alla pagina. E quello che racconta è molto esile, non è che lui racconta cose corpose, svela segreti di chissà quale portata, però con un linguaggio semplice alla portata di tutti. No, rivela proprio niente, cioè quello che lui sta rivelando, il contenuto di quello che lui rivela è molto fragile dal punto di vista proprio della documentazione, di quello che prova, eccetera. Io penso invece, sfortunatamente, che il successo di questa pagina sia dovuto forse a due fattori. Uno, al vuoto totale di politica che fa spazio poi a operazioni di questa portata e di questa, diciamo, pericolosità. E dico pericolosità perché c'è un livello di demagogia e di populismo in quella pagina che fanno veramente spavento. Dall'altro lato proprio questo, cioè il fatto di fare le su dovute all'assenza di politica sull'indignazione delle persone, quindi su un sentimento che non riguarda la nostra volontà di informarci, quindi su un piano razionale, logico, ma riguarda la pancia. Facendo leva sull'indignazione è facile riuscire a mobilitare in quel modo, ma attenzione perché la mobilitazione online è molto fragile, molto delicata, perché quel like poi non corrisponde a un vero e proprio impegno nella società o nella partecipazione a un eventuale cambiamento. Guarda, visto che siamo in tema, ti leggo una delle domande che ci è arrivata dai lettori ed è questa. In cosa l'exploit delle 150.000 e passa adesioni alla dignità dei giornalisti e al rispetto dei cittadini è differente dalle oltre 200.000 adesioni ai segreti della casta di Montecitorio? E cosa hanno in comune? Allora, penso che di differenti ci siano tanti punti. Prima di tutto il linguaggio, non abbiamo, il nostro è stato sempre uno se dopo quando è nata poi Valigia Blu, noi adesso siamo 20 persone che gestiscono il sito e la pagina. La prima cosa che ci siamo posti come problema era il linguaggio, perché come diceva Moretti, chi parla male pensa male, quindi ci teniamo tanto alla forma. Perché ci sarà il contenuto e dirà tutto del nostro stare insieme e del nostro fare comunità. Quindi niente insulti, niente turpiloquio, niente di questo genere, ma
la concentrazione sui contenuti in modo civile, in modo corretto, nel rispetto reciproco, anche se le opinioni sono differenti. Quindi sicuramente questa è una delle differenze. L'altra differenza, secondo me, fondamentale è che non c'era l'anonimato. In quel caso c'era una persona con il suo nome, col suo cognome, con la propria faccia che diceva: io questa cosa non l'accetto, voglio la rettifica, e faccio una lettera a Minzolini, mando la lettera a Minzolini, mandata tra l'altro per posta, con raccomandata, firmandomi Arianna Ciccone, con la mia faccia, quindi si sa chi sono. Che... E secondo me questa forse è un'operazione di trasparenza che io preferisco, ecco, cioè l'anonimato, soprattutto quando si tratta di denunce, di mobilitazione, perché in questo caso si stanno mobilitando delle persone e non ci dimentichiamo che il precario, depresso, eccetera, è passato da gola profonda a capopopolo, perché adesso ha indetto una manifestazione per il 15 ottobre. Ecco, io su questo starei attenta, perché mobilitare le persone, ripeto, facendo leva su un sentimento così forte, così potente come l'indirizzo, merita più trasparenza, un processo più trasparente. Cosa abbiamo in comune? Credo che quel tipo di mobilitazione digitale, parlo di mobilitazione digitale, cioè quell'aderire in modo così frenetico a quella pagina, si basi sostanzialmente sì su un senso di indignazione sicuramente, ma noi siamo partiti però in un momento storico. Ed era un anno e mezzo fa, diverso da oggi, perché oggi noi, dopo, cioè noi abbiamo vissuto un anno in cui ci sono state mobilitazioni, manifestazioni, le donne, i referendum, quindi tante cose che comunque, come dire, forti, che hanno dato un segnale di cambiamento fortissimo, no? Anche di presenza, di forza della società civile. Allora no, quando io feci la richiesta di rettifica. Soprattutto poi, per quanto riguardava l'informazione, non c'era questa grande mobilitazione. Quindi credo che a noi ha in qualche modo ha fatto gioco anche il fatto che per la prima volta qualcuno diceva: no, il TG1 questo non lo può fare. E noi cittadini meritiamo la rettifica. Quindi qualcosa, diciamo che anche il contesto storico in cui sono nate le due realtà va preso in considerazione. Chiarissimo. Visto che se ne è parlato molto comunque, tra l'altro, a proposito, visto che hai citato i referendum e se non ora quando, molte parole sono state spese in merito, ma secondo te quanto è stata l'influenza della rete nell'organizzare queste movimentazioni? Guarda, io ti faccio un esempio. Perché prima del referendum ci sono state le amministrative e già lì cosa, no? Il fenomeno di Pisapia e Moratti Quoz, in qualche modo, diciamo, la rete è entrata violentemente nella campagna elettorale e l'ha determinata, perché ha smontato, diciamo, in qualche modo, come dire, l'impostazione della campagna della Moratti, soprattutto nell'attacco finale vigliacchissimo a Pisapia. E quello, secondo me, è stato già un segnale. Quando mi intervistò subito dopo questa cosa delle amministrative, in cui praticamente Pisapia aveva vinto in modo inaspettato per tutti, e poi in quel modo, e aveva vinto De Magistris, facendo leva su liste civiche, società civile che non avevano nessun tipo di, come dire, forza mediatica, e si sono organizzati evidentemente anche attraverso la rete. Mi fece un'intervista a Gorovox e mi chiese: ma secondo te i social media hanno influito su questa? E io dissi: guarda, io ti darò una risposta solo dopo i referendum. Vincono i referendum, se i referendum vincono i sì, contro un establishment che vuole il nucleare, che vuole il legittimo impedimento, quindi un sistema di potere potentissimo, no? Immagina la lobby dietro al nucleare, come fai a contrastarla? Se è considerando la vergognosissima disinformazione che è stata fatta sul servizio pubblico, in cui o non informavano sui referendum o informavano addirittura male, cioè noi abbiamo dovuto chiedere 2 volte, 3 volte la rettifica ai TG perché davano le date sbagliate del referendum, ne hanno informato poco e male. E in qualche caso io ci ho visto anche la malattia, pensiamo agli spot elettorali sui referendum, erano assolutamente indecenti, cioè non si capiva niente.
Se quel referendum che l'establishment ha contrastato è stato smontato e fatto a pezzi in qualche modo dalla società civile, è stato grazie ai social media. Su questo io non ho dubbi, perché, ripeto, l'informazione principale, l'informazione mainstream era contro il referendum e parlo però di un'informazione mainstream che fa capo al Presidente del Consiglio. Però sappiamo che cos'è l'impero mediatico del Presidente del Consiglio, compresa la RAI. Quindi voglio dire, qualcosa è cambiato, sì. A proposito di questo, ti leggo un'altra delle domande che ci è arrivata dai lettori, che è la seguente. Allora, il tuo impegno in internet, che si riversa nei sit-in e nelle partecipazioni a diverse battaglie sociali e nel Festival Internazionale del Giornalismo, sono espressioni prettamente personali o vengono concertati con associazioni o testate giornalistiche con le quali collabori, Repubblica o L'Espresso? No, 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 sono personali e poi dopo ovviamente ci conosciamo tra di noi, no? Cioè, pensa all'Espresso, Giglioli, eccetera. E loro hanno sostenuto alcune nostre iniziative. Per dire, con Alessandro Giglioli dell'Espresso, noi siamo, quindi io gli segnalo le cose che facciamo. Per esempio, noi dopo a un anno dal terremoto all'Aquila, il 6 aprile, come Valigia Blu ritornammo all'Aquila, quando ormai non se ne parlava più praticamente, e facemmo un reportage di quello che, semplicemente, quello che noi abbiamo visto, per dire come mai se è tutto risolto c'è la gente che protesta. E siccome non ci fidiamo del servizio pubblico, decidiamo di andare noi direttamente sul posto. Da qui è nato un reportage video, fotografico e testo che poi l'Espresso ci ha pubblicato. La stessa cosa quando abbiamo fatto il reportage da Terzigno sulla la questione delle discariche, eccetera. Quindi in questo senso sì, cioè può succedere che delle nostre iniziative, anche per la facilità, no, di rapporti che ci sono con giornalisti tipo, ripeto, Giglioli, sì, vengono poi riprese. Però io credo che non è indipendente dal contenuto, cioè che qualsiasi cosa si fa poi dopo viene ripresa, dipende anche diciamo, dal merito o meno di questo contenuto. Ascolta, ti devo fare una domanda, visto che si parlava di questa malattia tipicamente italiana, purtroppo, di non fare le domande. In che modo e perché realmente sono diversi i giornalisti italiani da quelli europei o americani? Qual è la causa a monte, secondo te? Guarda, storicamente questo lo dicono sempre tutti, il problema in Italia è che l'editoria indipendente non c'è mai stata, è sempre stata un'editoria imprenditoriale, cioè l'imprenditore che aveva altri interessi e poi ha investito sui giornali. Questo in qualche modo ha inquinato, diciamo, no, la storia del giornalismo italiano perché comunque i giornalisti facevano capo a un editore che aveva altri interessi. Ti devo dire però che questa storia a me non mi convince manco tanto più. Sì, questo può essere che ha inciso. Però guardiamo a Murdoch. Murdoch è un editore puro, non è un editore che ha altri interessi in altri settori, energia, eppure abbiamo visto quello che è successo. Quando i giornali, i media diventano uno strumento di potere, un'arma di lotta politica. E da questo purtroppo non ti può difendere nessuno, se non la deontologia professionale.